C'è un discorso che va fatto che per fortuna dalla parte dei consumatori sta crescendo di molto la sensibilità in questo senso, il consumatore è mediamente molto più attento e si rivolge anche a, ce ne sono sempre di più, consulenti che ti aiutano a capire se la banca ti sta truffando oppure no. È una forma di autodifesa, diciamo, diciamo così, che molti dei casi di cui abbiamo raccontato, ecco, in riferimento caso, alle banche di cui sopra, erano risparmiatori, erano magari di una cose, certa età, no, che avevano un'abitudine, mi riferivo a questa vicenda, diciamo, perché va a toccare un altro banca, dettaglio importantissimo, cioè il piccolo risparmiatore è un tema doloroso in qualche caso. Qui stiamo parlando di un'impresa, tra l'altro un'impresa solidissima, ed è normale che l'imprenditore si debba poter rivolgere con fiducia al sistema bancario. È un altro aspetto altrettanto drammatico quando viene distorto. Qui c'è un caso di non piena informazione, anzi alla fine poi di raggiro, perché se si arriva alla condanna evidentemente c'è anche del dolo. Ad ogni modo, un'azienda messa in ginocchio genera un rinvio a giudizio, una non è la richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di rinvio a giudizio, che comunque sia non è esattamente una passeggiata, vuol dire che degli elementi sostanziali sono stati trovati. Anche perché richiesta di rinvio a giudizio per usura non è uno scherzo, parlando di una richiesta. Quindi attenzione sui risparmiatori e attenzione sulle imprese.